tra i tanti giudicati ufficialmente miracolati a Lourdes dalla Chiesa Cattolica c'è la storia di Vittorio Micheli. La sua è una vicenda veramente incredibile. Tumore, mi stava, anzi mi aveva già distrutto la testa del femore e parte del bacino. Quindi mi è stato applicato un apparecchio di gesso che andava dal torace fino a tutta la gamba sinistra. Mi hanno fatto tutti gli esami, hanno fatto delle radiografie e poi ho detto portatevelo via perché non c'è nulla da fare, non mi hanno nemmeno toccato. Io sono partito per Lourdes, sono arrivato qua, ho fatto tutte le funzioni, il bagno alle piscine, la processione, quello come tutti gli altri malati. Io non è che abbia avuto delle sensazioni particolari. Lourdes è l'unico luogo nel mondo delle religioni dove, con delle procedure, con una tradizione ormai vecchia di 130 anni, queste due realtà si incontrano. Da una parte la medicina, e il mio compito è di occuparmi, insieme ai numerosissimi miei colleghi ed altri professionisti che passano di qui, della parte medica, per provare a scavare la verità ed arrivare in qualche caso a dire questa guarigione non è spiegata dalle attuali conoscenze medico-scientifiche. Poi c'è l'altra realtà, che è quella del mondo della fede. Io prendo il risultato di 10, 15, 20, 25 anni di lavoro che si è fatto a livello collegiale come medici, infermieri, farmacisti, dentisti, professionisti dell'area della salute e trasferisco questa risultanza, e cioè che la guarigione è inspiegata, al vescovo della mia diocesi, il vescovo di Tarbes e Lourdes. Però rientrato sul treno e rientrato a casa ho cominciato a camminare pur avendo l'apparecchio di gesso. Però nessuno ci faceva caso. Io dicevo che stavo bene, dicevo che di levarmi il gesso, però non ero ascoltato. Finalmente si sono decisi a farmi delle radiografie e hanno visto che non solo era sparito il tumore, ma addirittura si era rifatto l'osso. E quindi una volta levato il gesso, io ho incominciato immediatamente a camminare, senza nessuna riabilitazione, massaggio, cose di questo genere. Sono stato in ospedale ancora una quindicina di giorni per accertamenti e poi sono stato spedito a casa guarito. Gesù dice alla persona che ha guarito: vai, la tua fede ti ha salvato. È dunque il dato, quello della guarigione, un elemento, un segno, come dice nella lingua originale il greco dei Vangeli, un segno dato perché potesse aiutarci a credere, chi vuole credere. Non è un elemento di rango che è dato alla persona guarita perché diventi e occupi un posto speciale nella Chiesa. I miracolati sono cristiani come gli altri, i miracolati possono ammalare di altre malattie come gli altri, i miracolati muoiono come tutti gli altri. La gente crede ancora che i miracoli, improvvisamente uno si alza in piedi e questo è un miracolo. Non è esattamente così, insomma. Prima di tutto bisogna vedere se quello che dice questa persona è vero, bisogna verificare. E poi non vuol dire che perché uno si alza in piedi così improvvisamente sia un miracolo. Quindi la guarigione va studiata. E la gente non le sa queste cose. La gente pensa che uno viene qua e improvvisamente si alza in piedi e questa è una guarigione straordinaria. Ma non è così. Il cristiano che io sono prova stupore. Non ho nessuna vergogna, nessuna reticenza a dichiararmi, a confessarmi cristiano, con tutti i miei limiti, che le assicuro sono moltissimi, e dall'altra a dire che provo stupore davanti al mistero. Io sono tornato a Lourdes, assieme alla mamma e al fratello, e c'era un medico che io conoscevo solo di fama, ma non avevo mai avuto nulla a che fare con lui. Lo conoscevo perché era primario dell'ospedale della mia zona. E mi fa: guarda che c'è il direttore del bureau medical che ti vuole parlare, ti vuole vedere. Io non sapevo neanche che cos'era questo bureau, immaginavo un ambulatorio medico, qualche cosa del genere. Mi ha portato da questo dottore, mi ha interrogato, mi ha visitato e da allora è iniziata la prassi, cioè è durata ben 13 anni. Non sono qui per fabbricare miracoli, non sono qui per costruire miracoli.
tecnicamente una guarigione inspiegabile, sono qui per smontare una storia fino ad arrivare ai suoi costituenti ultimi e dire: in verità questa guarigione è una guarigione che si può spiegare, questa guarigione oggi non ha spiegazione. E nel 1973 il Comitato Medico Internazionale di Parigi dichiarava che si trattava di una guarigione inspiegabile. Nel 1976 anche la Chiesa dichiarava che si trattava di un miracolo. La mia storia finisce qui e io sono tornato tutti gli anni, anche più di una volta all'anno a Lourdes, e sto ancora venendo in pellegrinaggio a Lourdes. Ecco, tutto qua. Io ho archiviato il caso di una commovente storia di guarigione in una ragazza adolescente che era ricaduta in leucemia linfoblastica acuta, una malattia orribile, il cancro del sangue, come è noto a tutti, diciamo, la leucemia linfoblastica acuta è la forma peggiore. Questa creatura arriva a Lourdes in condizioni, diciamo, quasi in punto di morte, noi diciamo precachettico come termine tecnico, ma diciamo molto, molto grave. Arriva portata mani e piedi alle piscine di Lourdes, ne esce saltando e gridando incontro al papà: papà, sono guarita, tutto è finito, portami a cercare un hot dog, perché era una bambina di origine nordamericana. Questa bambina, io lo scopriamo al lavoro paziente con i miei colleghi, è una bambina che ha seguito un protocollo di terapia molto aggressivo, e quando io ho potuto vitrificare con i miei occhi che c'è il risultato della biopsia midollare di questa bambina guarita a Lourdes, che mi dice, mi dimostra che la bambina effettivamente era guarita, cioè era scomparso il cancro dal midollo osseo il giorno prima di partire per Lourdes, io faccio un'operazione di grande e semplice verità medica, prendo il dossier e lo metto in archivio.